Bentrovati con questa anteprima di 91esimo minuto. Tantissimi gli argomenti, tantissimi i servizi e quest'oggi tantissimi gli ospiti che andiamo subito a presentare. Infatti c'è qui alla mia sinistra, e lo ringraziamo, è venuto anche da fuori città Gianluigi Staffa, tecnico del Civitavecchia Calcio. Grazie di essere venuto qui. Grazie a voi dell'invito. E poi accanto a Mister Staffa il nostro Fabrizio Ercolani. Ciao Ciao Fabrizio. Luca, buonasera a tutti. Allora, abbiamo anche degli ospiti. Adesso chiedo alla regia di inquadrare subito la sala regia, appunto, dove c'è un ospite che dopo vedremo anche in studio. Sto parlando di Carlo Musa dell'Alanova. Ciao Carlo. Ciao Luca, grazie dell'invito. Allora, tra l'altro, se vuoi dare una mano lì, vedo già che c'è Riccardo, Aldo, se vuoi prendere possesso della regia, loro sicuramente ti aiuteranno. Sì, dopo chiedo qualcosa a loro. A proposito della regia, se fosse possibile vedere la telecamera alta all'interno della nostra redazione, perché come ho detto quest'oggi iniziano ad arrivare i primi verdetti. Ecco, si vede in lontananza Patrizio Presutti e poi a sinistra non lo vedete, ma c'è Alessandro Ferri. Vediamo se riusciamo invece a vedere Alessandro Ferri, che ci terrà aggiornato su quello che succede. Eccolo, ciao Alessandro. Ciao Luca, buonasera a tutti. Allora, ci terrà aggiornato sui social network su quello che succede, anche il posticipo serale Roma-Bologna. Sì, vi aggiornerò su tutto. Allora staremo a vedere se guarderà solamente i suoi giocatori presenti nel team del Fantacalcio nella Lega Privata d'Alessandro, oppure si aggiornerà su tutto il risultato. Cioè, Dzeko che non gioca, Ecco, l'unico. già parte con le prime Ah, è De cose. Rossi che è in panchina, basta, Ecco, finiti lì. queste le prime notizie che ci dà appunto Alessandro Ferri. Andiamo un attimo in regia, andiamo un attimo allo studio 2, dove già dovrebbero essere pronti gli altri ospiti, che sono ospiti e studenti di primo piano, come Maurizio Alfonsi, il fuoriclasse del Civitavecchia Calcio. Ben trovato qui Buonasera a al voi. 91esimo minuto. A fianco a Maurizio Alfonsi c'è Thomas Funari della Flaminia. Ciao. Buonasera a tutti. Giocatore civitavecchiese, ex Civitavecchia, poi ci parlerà anche un po' di Serie D. Bene, tanta carne a fuoco, allora andiamo a vedere la sigla, 91esimo minuto e si parte. Eccoci qua, 91esimo minuto, 11 aprile, tanti tanti servizi che stiamo per vedere. Prima, quando si è visto Alfonsi, ho visto Staffa che rideva. Non ho capito perché lui gli ha dato le cuffiette per sentire la partita. No, no, C'ha le cuffiette lui, ho non è visto. per Poi sentire la faccio i partita. complimenti che siete riusciti a metterlo seduto. Io non ci sono ancora riuscito fino adesso, ma ci devo fino alla fine del campionato. Una volta seduto vicino a me In ce lo devo mettere. panchina, quindi diciamo Mister Staffa promette già la panchina per Alfonsi. Alfonsi come replica? Ma non penso che ci riuscirà. È timido. Non pensa. Quanto Sicuro. sta la Roma? No, ancora deve iniziare, Ah, no, mister. E poi ancora deve andiamo a cominciare. vedere, prima di pensare alla Serie A, ne parleremo anche nell'ultima parte del 91esimo minuto, ma andiamo a vedere quello che è successo, una partita rocambolesca, si dice così, no? Del Civitavecchia Calcio al Fattori. Cuore vecchia. Col carattere, la grinta e la determinazione che contraddistingue i ragazzi di Mister Staffa, i nerazzurri battono 3-2 la Sabina e ipotecano il discorso salvezza. Manca ancora l'aritmetica per decretare ufficialmente la permanenza del Civitavecchia nel calcio d'eccellenza, ma ci siamo. Il club di Via Bandiera è davvero vicino al traguardo. Ieri al Fattori brividi forti, emozioni pure per chi ama questi colori. I padroni di casa, sotto di due reti, riescono prima a rimontare e pareggiare, poi a trovare il colpo vincente che fa esplodere la gioia del pubblico di fede nerazzurra. Eppure il match si presentava più abbordabile di quello che poi si è materializzato, perché il club sabino, a sole due lunghezze distante dalla vecchia in classifica, non aveva più nulla da chiedere al campionato, se non, come padroni di casa, cercare quei punticini necessari per archiviare la pratica salvezza.
Inoltre, tra le fila del team di Poggio Mirteto mancavano diversi elementi importanti, come Negri e lo stesso Pangallozzi. Staffa riparte dalla solita difesa a tre con Gimelli, Bricchetti e Gallo a comporre il reparto arretrato. Davanti la fantasia del recuperato Alfonsi ad innescare Laurato e il classe 98 Cerroni, preferito nuovamente a Di Mario per la regola degli under. Il Civitavecchia parte bene costruendo la prima chance al decimo con una girata di Filangieri che termina alta sopra la traversa. Ma un minuto più tardi la difesa di Staffa sale male e Del Ciubbi, pescato sul filo del fuorigioco, entra in area della sinistra e con un diagonale batte Nencione portando avanti gli ospiti. Cala il gelo al Fattori e sugli sviluppi di un corner battuto da Borgese la Sabina trova addirittura il gol del raddoppio. Palla al centro e Tramontano anticipa tutti i difensori nerazzurri. Esulta la panchina ospite che sogna il sorpasso in classifica. Poche alternative per il Civitavecchia, occorre cercare la rimonta, perlomeno trovare il gol che possa riaprire le danze prima della fine della prima frazione di gara. Al 23esimo il pallone in verticale pesca Cerroni che attacca bene lo spazio e viene steso in area. L'arbitro Spinetti di Albano Laziale non ci pensa due volte e indica il dischetto per assegnare la massima punizione ai nerazzurri. Dagli 11 metri va capitano Alfonsi che opta per la potenza e batte inesorabilmente l'estremo difensore Sabino Mennini. È la rete che riapre i giochi, è la segnatura che scalda il pubblico del Fattori. Sugli sviluppi di un calcio piazzato alla 39esimo Iacomelli pesca Gimelli, che lasciato colpevolmente libero dai difensori avversari, piazza il gol del 2-2. Il primo tempo si chiude di fatto così, con la Vecchia completa la rimonta e va a riposo in parità. Nel secondo tempo le squadre si allungano per cercare il gol del vantaggio. Al settimo ci prova Tramontano, ma il suo tiro termina sopra la traversa, difesa da Nencione. Risponde la Vecchia, che arriva al tiro con Luciani, ma il tentativo del numero 7 finisce sul fondo. Al 32esimo è la volta di Mattia Laurato, che dopo un primo tempo deludente, nella ripresa si sveglia e con la sua classe e i suoi movimenti costruisce due occasioni. Prima raccoglie un corner corto di Alfonsi, entra in area e calcia debolmente col sinistro. Poi, poco più tardi, costringe Mennini agli straordinari, lasciando partire una conclusione inaspettata sul primo palo, che l'estremo difensore Sabino devia in angolo. Sono i preparativi al gol del vantaggio nerazzurro che puntualmente arriva qualche minuto dopo. Al 34esimo gran corner di Alfonsi, sacco di Cerroni che di testa trova il secondo palo e trafigge Mennini e tutta la retroguardia ospite. Il Fattori esplode, il giovane talento classe 98 corre verso la tribuna per raccogliere l'abbraccio del pubblico nerazzurro. Rimonta completata, il Civitavecchia si limita a gestire al meglio gli ultimi minuti di gara per portare a casa il pesantissimo bottino pieno. All'89esimo ultimo tentativo disperato di Tramontano che tutto solo da una buona posizione non trova la porta. I 4 minuti di recupero decretati dalla direzione di gara non influiscono sul risultato finale e dal triplice fischio di Spinetti il Fattori tira un sospiro di sollievo. 3 punti in cassaforte, salvezza ad un passo, la Vecchia ha ipotecato il suo traguardo. Staffa può respirare. Di fronte a sé ha un finale di stagione tranquillo dove, chissà, regalare minutaggio a chi ha trovato meno spazio, a quegli elementi che hanno giocato meno durante l'arco del campionato o quei giovani desiderosi di fare esperienza. E l'avete sentita la setata voce di Cristina Gazzellini che ci sta vedendo e che salutiamo, che appunto dice: mister Staffa può respirare? Può respirare, mister? Ma io, fortunatamente sì, respiro. Ho sempre respirato, non solo adesso. Bellissima voce, è vero. Una partita questa, se l'aspettava piena di gol così come è stata? No, però diciamo che le partite in casa sono state sempre molto, molto belle per chi è venuto a vederle. Sono state sempre delle belle partite, tirate, fatte anche molto bene. È chiaro che noi preferiremmo evitare di farli divertire così tanto i tifosi. Però finché va bene ci accontentiamo anche di questa soluzione. Poi siete riusciti a vincere nonostante una prestazione non di livello di Alfonsi, giocato sotto le aspettative.
di aspettative, se capita, se mi stuzzichi con Alfonsi, non, stasera lo lascio a piedi. È stata la miglior partita di Alfonsi, secondo me. Lui magari non è d'accordo, perché per lui l'ha fatta tutte da 10, 10 e mezzo. Invece questa è stata veramente una prestazione da capitano. Allora, andremo a sentire Alfonsi tra poco, però prima andiamo a vedere un attimo il servizio sulla nuova Monterosi, che ha vinto il campionato sempre in collaborazione con Sporting Oro. Nel calcio sostanzialmente esistono tre tipi di partita. La prima è quella che segue fedelmente il canovaccio preventivato. La seconda è quella che il pronostico lo sovverte tra lo stupore generale. La terza, infine, è quella che per arrivare all'esito pronosticato deve prima guardare nell'abisso della follia. La notizia è che la nuova Monterosi può festeggiare la D con 4 turni d'anticipo e con assoluto merito. Per quanto riguarda la cronaca, invece, vi consigliamo di mettervi comodi e di provare a seguire le traiettorie folli di un match che ai 500 presenti ha regalato una sintesi accurata di tutte le emozioni che sa donare questo sport meraviglioso. E pensare che nel primo tempo è accaduto pochino. I viterbesi sembrano abulici e gli ospiti difendono con ordine, senza disdegnare qualche soluzione interessante. Il primo a provarci è Iannotti, palla fuori. La risposta dei padroni di casa arriva al 26esimo, ma De Angelis disinnesca Pippi e sul corner seguente Maestà calcia alto. Quando il match sembra incanalato verso uno scialbo 0-0, al 40esimo arriva improvviso il vantaggio del Montecelio. Protagonista sfortunato è Costantini, che devia di testa nella propria porta un'innocua rimessa laterale di Zeetti. Passa un minuto e i tiburtini potrebbero anche raddoppiare, ma Casciotti salva tutto su Fabiani. Lo svantaggio subito ed il pericolo successivo scuotono la capolista, che all'ultimo tuffo della prima frazione ristabilisce la parità. Tutto nasce da una bella azione personale di Cavuoto, che, giunto nei pressi dei 16 metri ospiti, mette il pallone in area. La retroguardia del Montecelio pasticcia ed il pallone finisce tra i piedi di Pippi, che da breve distanza mette in rete. Tanto piatto il primo tempo quanto avvincente la ripresa. Pronti via e dopo 4 minuti una prodezza mancina dal limite di Fanasca centra in pieno il palo alla sinistra di De Angelis. Sulla carambola arriva per primo Gamboni, che ribalta il match. I biancorossi sentono profumo di D e dal nono un intervento piede-braccio di Di Gioacchino in area costa il rigore al Montecelio. Sul dischetto si presenta Fanasca, che però si fa ipnotizzare dall'ex portiere della Lazio. Passano altri 7 minuti e Zeetti interviene a forbice in area su Gamboni. Torreggiani di Civitavecchia non ha esitazioni ed indica nuovamente il dischetto. L'incombenza se la prende nuovamente Fanasca, che sceglie lo stesso angolo e fa male, perché De Angelis respinge incredibilmente anche questo. Il Montecelio capisce allora di potersela ancora giocare, e dal 18esimo minuto Danni taglia il campo in diagonale da sinistra verso destra, e proprio quando sta per uscire dall'area di rigore viene affrontato ingenuamente da Maestà. Terzo rigore di giornata e stavolta Iannotti non fallisce e realizza il 2-2. Deve dunque pensarci nuovamente Pippi a riportare davanti i suoi al 36esimo in spaccata. Quando però al 41esimo Fanasca si divora la rete del 4-2 facendosi chiudere nuovamente da De Angelis, un brivido freddo corre lungo la schiena dei tifosi biancorossi. Il presagio funesto assume i contorni della spietata realtà dopo 60 secondi, quando Tagliabue, da poco entrato, inventa una rete pazzesca da circa 30 metri. Sembra finita. Il calcio però sa regalare emozioni che difficilmente possono descriversi attraverso il lessico, e dal 43esimo minuto Pippi decide di portarsi a casa pallone e categoria superiore sfruttando un varco creatosi nella retroguardia ospite. Alla fine potrebbe esserci gloria anche per il giovane Ndau, appena subentrato, ma il guizzante colored biancorosso sciupa malamente la palla del 5-3. Poco male, perché dopo 4 minuti di recupero la partita finisce comunque e può scatenarsi la meritata festa della nuova Monterosi, che sale in carrozza in Serie D e nelle prossime 4 uscite potrà dedicarsi alla passerella. Un successo ormai atteso ed estremamente meritato per gli uomini di D'Antoni, i più costanti in un torneo dominato dalla discontinuità delle altre, e a un club che ha saputo puntare sugli uomini giusti al posto giusto. E adesso che la festa abbia inizio. E complimenti alla nuova Monterosi, che ha vinto appunto il campionato con merito a diverse giornate dalla fine. C'è stata anche un'altra partita molto importante per quanto riguarda il secondo posto, stiamo parlando di Crega Stolfa. Abbiamo
delle immagini, delle foto che vi facciamo vedere relative al match tra il Krekas e il Tolfa. Qui ecco l'inizio della gara, appunto un match che ha visto il Tolfa perdere negli ultimi minuti in pratica, Fabrizio. Sì, il Tolfa è rimasto in partita fino a 8 minuti dal termine e poi ha preso un 1-2 micidiale con il secondo gol, un'espulsione, rigore d'espulsione, e lì è finita un pochettino la partita. Peccato, perché stava comunque portando a termine una partita in cui poteva prendere un punto, che in ottica secondo posto poteva tenerla ancora a galla. Comunque il Tolfa ha fatto la sua prestazione, hanno messo in difficoltà il Krekas, ha fatto un campionato fino a questo momento ottimo e sono sicuro che in collina in queste ultime partite proveranno fino alla fine ad arrivare il più in alto possibile senza mollare nulla. Ecco, anche se poi magari l'obiettivo del Tolfa era la salvezza, e parlare di secondo posto già rende l'idea di quella che è stata la stagione collinare, no? Esatto, partita per salvarsi, poi ha trovato nell'anno una serie di successi veramente importanti, soprattutto nelle partite casalinghe, ma questo è un po' il merito del gruppo costruito negli anni, costruito già dall'anno scorso quando ha stravinto il campionato di promozione strameritandolo, e quest'anno si è confermata anche in eccellenza. Nessuno se l'aspettava, però comunque si aveva dei buonissimi under e dei buonissimi giocatori, soprattutto una squadra molto giovane che in prospettiva per altri anni può fare molto bene. Allora, torniamo in studio perché andiamo a vedere, prima di andare di là dai nostri ospiti, a vedere un po' quelli che erano i pronostici e quella che è la classifica, perché se vediamo qui alla mia destra nella Apple TV a fianco al nostro, eccolo, questa è appunto la classifica, vede Nuova Monterosi prima in classifica con 69 punti, a seguire Krekas 55, nelle Sport in Città di Fiumicino 54, la Dispoli 49, Tolfa 49, che avete visto va a 6 punti al secondo posto ma con diverse squadre che si sono inserite, e poi a seguire Civitavecchia 45, ormai a centro classifica, manca la matematica salvezza, però diciamo che dovrebbe succedere veramente di tutto per riaprire il discorso playout. Andiamo un attimo a vedere quelli che erano stati qui alla destra invece di pronostici, con il Civitavecchia che è stato preso da quasi tutti. Ricordiamo infatti che noi in Aspettando il Weekend il venerdì alle 20:15 facciamo tutti i pronostici anche con Mister Ercolani e Alessandro Ferri. La Dispoli è stato preso da quasi tutti, mentre il Tolfa veniva dato da favorito su un campo difficilissimo, quello del Krekas, no? Mister Staff, il Krekas è una formazione... Ho visto un X a noi, chi ce l'ha, non so... È stato Alessandro Ferri che... Alessandro sta facendo un'impresa... Apposta perdi col fantacalcio... No, ma lo sai perché, mister? Perché noi abbiamo una tradizione, quando in Aspettando il Weekend tutti danno lo stesso risultato, poi non avviene, allora per salvarvi un po' grande, non l'avevo capito che era una cosa scaramantica, bravo. Ma è sempre successo, cioè non abbiamo mai preso un risultato quando abbiamo messo tutti uno, tutti X o tutti due. Allora andiamo un attimo da Alfonsi a commentare questa partita del Civitavecchia, questa che è stata definita la prestazione migliore di Alfonsi per quanto riguarda la sua stagione a Civitavecchia, è così? Ma questo lo dice il mister e mi fa piacere, anche se per me ho fatto anche delle altre prestazioni importanti, solo come dice l'allenatore, ieri ho dato l'anima a livello caratteriale, a livello di corsa, quindi diciamo che a livello tecnico lui lo sa che ho delle giocate importanti, quindi... Lui preferisce quando corro, aiuto la squadra. Speriamo di continuare così. Ho avuto la sensazione, intanto stiamo rivedendo le immagini, ho avuto la sensazione così negli spogliatoi, anche seguendo un po' la squadra, che c'è un po' di rammarico per non aver iniziato magari la stagione con questa rosa. A me la domanda? Sì, di non aver fatto tutta la stagione con questa rosa e questo mister. Sicuramente... Partendo con questa rosa potevamo combattere almeno per i primi tre posti, ecco. Però a dicembre, siamo arrivati a dicembre e abbiamo fatto un grandissimo girone di ritorno, abbiamo dimostrato che questa squadra potrebbe fare bene anche per star tranno, ecco. Ecco, mister Staffa nelle sue interviste si prende sempre il merito di queste vittorie del Civitavecchia, ma è più merito della squadra o più del mister? Occhio a ma... Sì, ma sicuramente è un 50 e un 50, nel senso che l'allenatore è importantissimo, i giocatori seguono quello
che l'allenatore dice in settimana e prova in settimana, quindi diciamo che è un po' tutto l'insieme, il giocatore, l'allenatore e la società abbiamo fatto molto bene. Ecco. Beh, è chiaro che è un discorso generale, se si fa bene tutti, dal direttore, che sennò se non nomini, certo, poi domani al campo... Ce n'è a tutte e due. Apposta. Ecco, però diciamo... voi state già lavorando per il prossimo anno oppure avete magari qualche obiettivo interno per quest'anno, una quota che vi siete prefissati, mister? Beh, sì, stiamo lavorando domenica per domenica, quindi dove ci troviamo cerchiamo di capire com'è il da farsi. È chiaro che vogliamo arrivare il più in alto possibile, quindi non è che queste ultime partite adesso lasceremo andare la situazione. Già a Monterotondo abbiamo fatto un passo falso e non volevamo e l'abbiamo recuperato domenica. Però l'intento è di arrivare il più in alto possibile, più punti facciamo, più abbiamo prospettive positive anche per l'anno prossimo. Abbiamo Thomas Funari nello studio 2. Thomas, hai visto il servizio, immagino che segui Civitavecchia Tolf alle squadre d'eccellenza, tu naturalmente giochi in Serie D con Flaminia, però un occhio al primo amore immagino che lo dedichi sempre. Abbiamo levato due giocatori. Sì, no, ne parlavo prima proprio con Maurizio del Civitavecchia proprio. E penso che se loro ripartiranno da questa ossatura l'altro anno faranno un ottimo campionato e sono convinto che arriveranno a campionati dove meritano. Lo seguo molto comunque, Civitavecchia, anche il Tolfa. Giocatori da Serie D secondo te in questo Civitavecchia ce ne sono? Perché c'è Alfonso accanto che... Credo che Maurizio non abbia bisogno di presentazioni, sì, è un giocatore che è conosciuto e va bene. Io conosco anche Laurato e Bricchetti che hanno giocato fino a gennaio con me, sono giocatori che anche in Serie D hanno fatto molto bene, quindi sì, ci sono giocatori nel Civitavecchia che, di Serie D che possono far bene anche là. Ecco, a me ha impressionato nelle ultime partite il giovane Cerroni che poi ha realizzato il gol anche ieri. Lo abbiamo intervistato, lo andiamo a sentire e poi torniamo perché tra l'altro è arrivato anche Patrizio Presutti, dopo andiamo a sentire anche lui. Samuele Cerroni, primo tempo una partita di sacrificio, poi nel secondo tempo è arrivato il gol, come hai deciso questa partita? Finalmente, al terzo tentativo, sembrava di rivivere la situazione dell'altra settimana, ha sbagliato quel gol clamoroso. La partita in generale è stata una partita molto fisica e infatti molto difficile. Meno male che il risultato è arrivato, dai. E siamo riusciti a rimontarla. Stiamo vedendo un Cerroni completamente diverso da quello di inizio stagione, che spesso si lamentava, si buttava per terra. Hai fatto un miglioramento da questo senso? Miglioramento sicuramente a livello fisico, la mia condizione era pessima inizio anno, risentivo di alcuni dolori fisici, piano piano so che è a fine anno, però piano piano sto recuperando, purtroppo troppo tardi, però dai. Hai rubato il posto a Di Mario? No, certamente, Di Mario è sempre un ragazzo che ha esperienza, essendo anche molto giovane, rubato il posto non se ne parla, anche la regola degli Andre magari incide su questo. Samuele, tra l'altro miglioramento anche nell'esultanza perché stavolta ti sei ricordato dei tuoi tifosi. Piano piano sto facendo esperienza anche su questo. La prima esultanza, quella di Torza Pienza, è stata imbarazzante. Senti Samuele, quali sono gli aspetti tattici su cui il mister Staffa ti sta facendo più migliorare? Sicuramente devo migliorare la parte atletica, sono un po' carente, però a livello fisico riesco a reggere botte a difensori molto grossi e cattivi, diciamo che questo per adesso va bene questo. Un risultato questo che vi dà grande tranquillità, Samuele, da qui alla fine del campionato si inizierà a progettare già la prossima stagione? Questo non lo so, lo sa la società, chi ci sarà il prossimo anno. Speriamo che di divertirci il più possibile fino alla fine dell'anno e fare più punti possibile, perché no? Allora, naturalmente è un giovane, mister Staffa, da quali giovani si può ripartire per il prossimo anno? Beh, noi abbiamo questi, ripartiamo sicuramente da questi e poi aggiungeremo anche altri ragazzi, ci sono i 99... Il gruppo degli allievi che ha tanti ragazzi che sono bravi e già si allenano con noi, quindi li stiamo già valutando. La Juniores è prima in classifica, quindi anche lì ci sono altri ragazzi. Poi, E poi non si sa perché introduciamo un discorso che uscirà in settimana, lo anticipiamo, quello di una possibile fusione appunto relativa alle giovanili del Civitavecchia Calcio. Ce ne può parlare, mister?
forse le sapete più voi, io non è che mi interesso di cose politiche all'interno della società, questa voce che gira del settore giovanile, parliamo immagino, no? Giusto? Sì, sì, della sì. Fusione, non so se dico qualcosa che... Cioè Civitavecchia e DLF. Ecco, quindi se voi ne siete più informati probabilmente, sono voci che girano, noi stando con la prima squadra in un altro campo alcune cose non ci interessiamo direttamente, quindi però sicuramente è una cosa positiva che a Civitavecchia delle realtà importanti si riescono a mettere d'accordo, probabilmente ne uscirà fuori proprio Civitavecchia più potenziato sicuramente. Esattamente, di questa possibile fusione tra il settore giovanile di Civitavecchia sì. e il DLF con diverse squadre elite che potrebbero appunto andare a far parte di un'unica giovanile. Andiamo a vedere intanto una moviola, alcune azioni relative alla moviola. Questo è il primo gol, c'era un sospetto fuori gioco, andiamo a vedere, questo è il passaggio, vediamo tra poco, questo è il passaggio interno, vedete lo scatto, attenzione a vedere se i giocatori sono in linea, ecco il passaggio, vedete che sì, in pratica è tenuto in linea il giocatore della, appunto della squadra della Sabina che poi supera il portiere avversario. Questa è la prima azione. Carlo Musa, regia, come l'ha visto? Era fuori gioco? No, il centrale secondo me era più basso, quindi lo teneva in linea. Andiamo a vedere invece il gol, andiamo a vedere il secondo gol, il gol del 2-0 con penso uno dei due centrali che perde l'attaccante. Molto forte, va detto, l'attaccante della Sabina. Eccolo qui, si ostacolano in pratica sia Luciani che... non vedo l'altro giocatore, però in pratica si ostacolano due giocatori del Civitavecchia e lasciano solo l'attaccante. Eccolo qui, che lo vediamo, che segna praticamente indisturbato, mentre i due giocatori del Civitavecchia appunto rimangono fermi. Qui c'è stato un errore di posizionamento, mister? No, ho visto Luciani che sta troppo avanti comunque, doveva stare un po' qualche passo indietro, forse la prendeva lui, e Filangieri mi sembra che marcava il 9, dalla strattonata si è liberato di Filangieri, da quello che vedo Filangieri è rimasto avanti, mi sembra sì. che sia lui, almeno da... Sì, così, eccolo qui che... Mi sembra lui. Però, che continua a festeggiare. Poi può succedere. Continuiamo a vedere le immagini, poi il rigore, la decisione di tirare di potenza, no Alfonsi? Scusami? La decisione di tirare di potenza questo rigore. Scusa, lo sta sentendo la partita, non era attento. No, ho deciso all'ultimo. Infatti il portiere è rimasto anche fermo. Mi ha sorpreso perché forse qualcuno gli aveva detto che tiravo forte centrale. È rimasto fermo. Meno male che l'ho tirato convinto, quindi è andata bene. Eccolo qui il rigore, lo andiamo a vedere. Ecco la nostra regia se ci assiste, andiamo a vedere il rigore, eccolo qui la battuta di Alfonsi, sì, in effetti fino all'ultimo rimane in piedi il portiere. Andiamo a vedere l'azione da rigore con un fallo, qui vediamo col piede di ritorno, vedete, eccolo qui perché già lo supera, cerca di prendere la palla e poi col tacco in pratica a terra il giocatore del Civitavecchia. Carlo, qui come è interpretato? Del difensore della squadra avversaria, è stato molto ingenuo qui. Netto proprio rigore. Il rigore netto. Alessandro, di là mi dicono che è arrivato Patrizio Presutti. L'avete anche visto, sta qui con me. Allora, ecco. Stavamo parlando di Manuel Parla. Perché? Per quale motivo? Perché stavamo dicendo che probabilmente è un leader di quelli veramente importanti della compagnia portuale. Tra l'altro Patrizio Presutti che gioca sempre in contemporanea con il Civitavecchia Calcio, questa volta invece ha potuto vedere una parte della partita del Civitavecchia. Come l'hai visto Patrizio? Sì, ne parlavo prima col mister, e al di là del risultato e del valore della squadra che sicuramente è indiscutibile, ma la cosa che più mi ha fatto piacere è vedere che bel gioco e che bel calcio che hanno fatto almeno ieri per il secondo tempo. È difficile vedere in campionati come Promozione Eccellenza una squadra giocare così bene. Mister, ma è stata una partita, sia la Sabina che il Civitavecchia sono in una condizione classifica abbastanza tranquilla, si può dire che forse è stata una partita da fine campionato oppure no? No, assolutamente no, se guardate le ammonizioni che ci ha avuto la squadra avversaria non ci riuscivano a prendere, cioè non so, anzi l'arbitro onestamente è stato anche bravissimo, non ha espulso nessuno,
ma ci sono stati tantissimi falli. Quindi non era assolutamente una partita di, per noi, sicuramente non era di fine stagione, neanche per loro, perché loro stanno a 40 punti e ancora sono un pochettino coinvolti nella zona rossa, diciamo così. Quindi non l'ho considerata una partita da fine stagione. Ecco, Fabrizio, invece, qual è stato secondo te il momento, la chiave di volta, diciamo, della stagione del Civitavecchia? Dall'esterno secondo me è stato il gruppo, perché a un certo punto, mentre commentavamo le partite, c'è proprio stato uno scatto, il Civitavecchia si divertiva a giocare e faceva divertire il pubblico che stava in tribuna, e quello secondo me è stata la sua forza, perché una squadra che comunque si diverte in campo già dimostra di avere un gruppo compatto, un gruppo coeso e un gruppo che è pronto per traguardi molto più ambiziosi. Io dico l'acquisto di Alfonsi invece. L'acquisto di Alfonsi, ma continua a fare complimenti a Alfonsi. Allora lo chiediamo a Alfonsi, ma come mai tutti questi complimenti da parte di mister Staffa? ma a parte si è fatta la lampada, mister. Io sto in panchina, guarda te. No, non sviare il discorso, come mai tutti questi complimenti? Allora, o sta cercando un ingaggio al ribasso, oppure che cosa? È l'ingaggio al ribasso. È per quello. Ho capito. Thomas, invece ci vuoi parlare un attimo della tua stagione con la Flaminia? Sì, noi ieri siamo stati bravi a vincere questa partita 5-0 fuori casa. Era una partita che poteva sembrare facile perché giocavamo con l'ultima in classifica, però siamo stati bravi a chiuderla subito. Ora ci troviamo praticamente a più 8 dalla zona play-out, a 4 partite dalla fine. Ci mancano ancora, secondo me, almeno 3 punti per chiudere proprio con la matematica. E diciamo che è andata abbastanza bene, anche noi abbiamo iniziato un po' male, poi abbiamo fatto 2 vittorie fuori casa in Sardegna e che ci hanno tirato abbastanza fuori. Però non dobbiamo mollare, perché non si sa mai, il campionato è sempre un po' strano. Campionato strano, quello della Serie D. Invece parliamo un attimo della vittoria della Nuova Monterosi, una squadra che, diciamo, ha portato sul campo quelli che erano i valori tecnici e le differenze. È indiscussa, la vittoria è meritatissima, io la seguo dall'inizio dell'anno perché mio figlio giocava con loro all'inizio del campionato, quindi gli ho seguito tutta la preparazione, il precampionato, e si vedeva che era costruita in un certo modo. Bisogna dire che negli ultimi anni le squadre che vincono l'eccellenza sono quelle che spendono di più, e quest'anno, probabilmente anche quest'anno, ha vinto la squadra che ha speso più di tutti, perché mi sembra che Monterosi abbia, così almeno sulla carta, abbia giocatori più forti di tutti gli altri. Allora, quasi un mantra di mister Ercolani dice che vincono i campionati in queste categorie chi ha gli under più forti. Può confermare? Io devo confermare? Sì. No. Può essere, può darsi. Alla fine bisogna avere anche i grandi che sono più forti. Monterosi ha sia i giovani bravi che i grandi bravi. È un insieme delle due cose, non si può avere una o l'altra cosa. Però è chiaro che se c'hai i giovani forti è sicuramente meglio, ma non è determinante solo quello. Ho capito. Parliamo un attimo, iniziamo a introdurre il discorso per quanto riguarda la prossima stagione. Alessandro, hai aggiornamenti per noi? Guarda Luca, gli aggiornamenti sono intanto che è arrivata Marta Di Pietrantonio adesso, in questo preciso istante. E siamo contenti. E poi la Roma sempre 0-0, e questi sono altri aggiornamenti, intanto ci seguono da tutto il comprensorio, tanti gli apprezzamenti, e questo ci fa sempre piacere perché vediamo quanto anche tante società del nostro comprensorio seguono con passione il 91esimo minuto. Tutti razziali. Grazie, perché oppure gente che non ha l'abbonamento. Allora, torniamo quindi a parlare, abbiamo detto, del prossimo anno. Mister, il prossimo anno sarà a Civitavecchia? Se lo domandi a me, io dico di sì, però non è che la domanda la devi fare a me. Già in una trasmissione il presidente si è esposto in questa cosa, però insomma da qui speriamo di rimanere, ma tutti quanti, anche questo gruppo che ha funzionato bene e che è sistemato con qualche altro giocatore magari che può aiutare. Presidente chi? Perché Civitavecchia è difficile. Noi chiamiamo presidente, ma sono 2 o 3 effettivamente, diciamo presidente, li comprendiamo tutti quanti, sono quelli che decideranno poi, mi sembra di capire che in questa settimana forse avranno un incontro per definire qualche cosa per il futuro, mi auguro insomma che la cosa vada per il verso giusto e che possiamo cominciare a pensare a che tipo di campionato vogliamo fare. Sicuramente se rimane questo blocco di presidenti,
si lotterà per vincere il campionato e faremo di tutto per poterlo vincere, al di là se lo vinceremo o no, però faremo di tutto per vincere il campionato. Ecco, Alfonsi, rimarrà Civitavecchia a priori, al di là di quelli che saranno i presidenti, al di là di quello, oppure magari rimarrà solamente per tentare la scalata alla vittoria del campionato? No, io tanto adesso la società, come ha detto il mister, avrà un incontro, poi valuteranno loro il da farsi e poi ci sarà un allenatore, un direttore sportivo che chiameranno giocatori per la riconferma. Spero che io ci sarò e mi farebbe molto piacere, ecco. Ecco, l'ambiente che hai trovato a Civitavecchia è un ambiente, tu hai girato praticamente tutta la regione, ma non solo, anche fuori dalla regione, è un ambiente uguale a quello che si trova appunto in giro per la regione, oppure hai trovato un ambiente particolare a Civitavecchia? No, io sinceramente dal primo giorno che ho firmato, il primo allenamento che era di sabato, mi sono subito sentito importante, ho sentito subito che era una piazza importante, già la conoscevo e ci avevo giocato contro, ho subito trovato in me stesso tanto entusiasmo e così si è rivelato, ecco, mi sono trovato molto bene e sto cercando di dare tutto me stesso. Ecco, un'altra domanda volevo fare sul secondo posto. Qual è la squadra per mister Staffa che meriterebbe maggiormente il secondo posto e se il Tolfa potrebbe rientrare in queste ultime giornate? Allora, direi la Grecas, per la continuità probabilmente la meritiamo più noi il secondo posto che loro, che queste altre squadre, però purtroppo, come abbiamo detto, abbiamo avuto un periodo non positivo. Però se dovevo fare il tifo l'avrei fatto per il Tolfa, perché l'immagine di una società tipo le Leicester in Inghilterra, di una società di questo tipo che arriva a questi vertici, è un segnale importante che il calcio si può fare anche con spendendo meno e sapendo fare le cose fatte bene. Allora, andiamo di là da Thomas invece. Qual è la differenza sostanziale tra un campionato d'eccellenza e una Serie D? Tu che l'hai giocato tutte e due. Ma la differenza non credo che sia tantissima. In Serie D magari trovi anche giocatori che scendono dalla Serie C e che magari possono fare ancora di più la differenza. Parlo della Viterbese, per esempio, che ha giocatori anche di Serie B. Quindi secondo me sta in questa cosa la differenza. Magari in eccellenza trovi squadre al vertice attrezzate molto, con giocatori fortissimi, ma c'è troppa differenza tra magari le prime e quelle che lottano per la salvezza, credo. Ma questo campionato no, però, perché onestamente è abbastanza equilibrato. Ci sono delle squadre, adesso non dico il Fontenuova, che però possono, gli ultimi risultati dicono anche questo, insomma, che molte squadre che stanno dietro stanno vincendo molte partite anche con squadre di vertice. Per questo che il secondo posto ancora non è stato aggiudicato, diciamo, perché il livello è intermedio. Ecco, Carlo, se c'è sempre in regia Carlo Musa, l'Aranova è una squadra diciamo che ha obiettivi a lunga gettata, così come la CPC di Patrizio Presutti. Se dovesse sognare il suo Aranova da qui a 2-3 anni, in che serie lo vedrebbe bene? Ma no, noi stiamo bene in promozione, Luca, siamo ancora piccoli, dobbiamo crescere ancora a livello di settore giovanile, perché poi andare a fare categorie importanti richiede degli esborsi economici importanti, organizzazione, quindi passo passo, piano piano vedremo più avanti, magari 5-6 anni forse l'eccellenza. Allora facciamo, quindi tra 2-3 anni l'eccellenza, facciamo la stessa domanda a Patrizio Presutti invece, che sta accanto a Alessandro Ferri. Credo in promozione. La categoria che ci appartiene, quindi per ora in promozione. Quindi in promozione. Mister, ma come mai tutti questi giovani dirigenti sono tutti tirati? Beh, sembra che giocano per perdere, da quanto ho capito. Quindi vuol dire che l'Aranova non voleva, se vinceva il campionato l'avrebbe rifiutato. Non credo, hanno fatto un bel campionato. Se andava bene qualche altra partita forse si riuscivano anche a inserire nella lotta più alta. Poi è andata così, effettivamente fa bene a dire questo. Presutti chiaramente nasconde un pochettino gli obiettivi. Nascondere gli obiettivi. Beh. Patrizio, nascondi gli obiettivi?
No, non nascondo nulla, io ho sempre detto, ho sempre sostenuto che secondo me la nostra dimensione ad oggi è la promozione, sogniamo un'avventura in eccellenza e poi vediamo, però ad oggi le nostre possibilità sono per la promozione, vediamo un attimo. È solo un assaggio di quello che accadrà tra poco quando si parlerà di promozione, ma prima salutiamo e ringraziamo Mr. Staffa di essere stato qui nostro ospite. Grazie a tutti quanti. Padre. E poi naturalmente Maurizio Alfonsi, che quindi ha dichiarato amore al Civitavecchia Calcio, adesso lo aspettiamo la prima giornata di campionato in eccellenza il prossimo anno con la maglia del Civitavecchia. Vediamo, speriamo, dai. Quindi te lo fa lui il contratto. Maurizio, te lo fa lui il contratto, adesso ti paga lui, eh. No, ma l'amore non ha bisogno di contratti. Sì. Vediamo, vediamo, dai. Spero di sì. Ringraziamo anche Thomas Funari, che appunto ci ha parlato della sua esperienza con il Flaminia. E una cosa, secondo posto il tuo pronostico? Secondo posto, non so. So del Cregas che secondo me ha una buona squadra. Secondo me anche il Fiumicino potrebbe lottarsela fino all'ultimo. Ecco Thomas, quando eri venuto all'inizio stagione, tu da tifoso interista, se non sbaglio, parlavi molto bene della tua Inter, poi cosa è accaduto? È accaduto che non sempre si è fortunati. Secondo me l'Inter è stata anche un po' fortunata, poi è venuta a mancare un po' quella, però se riparte da qualche giocatore Sartrano può far bene. Secondo me la squadra è buona, però finisco, non dico niente, basta. In che zona del campo bisognerebbe migliorare? Beh, secondo me serve anche un attaccante per come vice Icardi, secondo me, perché da solo sì, però quando manca lui fa un po' fatica. Ce n'ha sei, sono pochi, giustamente. No, secondo me manca proprio un bomber, uno che comunque fa gol anche quando non c'è lui. E poi un terzino destro che all'occorrenza, no? Potresti andare? Sì. No, al limite. No, faccio il difensore e basta. Va bene. Allora, noi vediamo qui sul nostro schermo con la nostra Apple TV, possiamo vedere questo sondaggio che ha lanciato uno dei nostri partner che è l'Extra. Stiamo parlando della top 11, ossia ogni settimana si sceglierà, eccolo qui, lo apriamo, si sceglierà quello che è appunto il giocatore migliore, si parte dal portiere e in questo caso ci sono tutti i giocatori del comprensorio che possono essere votati, eccolo qui l'Extra, tutti i giocatori che possono essere votati potranno appunto con un semplice click naturalmente votare i portieri del territorio, da Iacomini, da Paracucchi, lo stesso Nencione, e naturalmente poi verrà premiato. Fabrizio, qual è il tuo preferito? Beh, questa è una domanda da $1 milione, ce ne sono tantissimi bravi. E poi sono tutti amici tuoi. Tutti amici miei, quindi è difficile sbilanciarsi. Maurizio è un grande portiere, ma anche Borriello, Paracucchi, Iacomini sono portieri che valgono. Nencione lo vorrei alla Roma perché sarebbe il primo portiere della storia della Roma che para i rigori. Non c'è mai stato un portiere che para i rigori a Roma. Bene, andiamo in pubblicità, ancora grazie ai nostri ospiti, ne arrivano degli altri subito dopo per parlare di promozione, ma adesso la pubblicità. Rieccoci in diretta, 21:15, Michele della linea Alessandro Ferri. Vediamo se Alessandro, eccolo. Mi senti Luca? Sì. Perfetto, sì, perché proprio mentre lanciavi la pubblicità ha segnato il Bologna, ha segnato Rossettini, che quindi porta in vantaggio al minuto numero 27, 1-0 Roma-Bologna, ecco. E quindi, anzi 0-1, e ecco. Questo è sicuramente imprevisto dopo che Salah aveva preso un palo, dopo che era stato annullato un gol a Stefano El Shaarawy. Ecco, ti dimentichi sempre di darci gli aggiornamenti nel giusto momento, invece ti sei ricordato in questa occasione, grazie Alessandro. Ma andiamo a vedere i nostri nuovi ospiti, Marta Di Pietrantonio, che rieccola. Buonasera, ciao Marta, sorridente a causa del gol subito dalla Roma, no?
o anche di questa vittoria strabordante della Lazio. Lazio a Palermo, ormai rilanciata verso l'Europa League. L'Europa League. Andiamo a vedere un attimo, già li avete visti che stavano per entrare sia Carlo Musa che Patrizio Presutti nello studio 2. Eccolo, eccolo Carlo Musa già al suo posto. Carlo, allora parleremo anche di Aranova, tra l'altro rivedremo anche le immagini della partita che c'è stata proprio tra Aranova e CPC. Ma partiamo dal servizio della compagnia portuale che è andata a prendersi la vittoria ieri pomeriggio. Fattori. Nel match della 29esima giornata del campionato di promozione Girone A, la CPC affronta l'Atletico Ladispoli. I portuali, dopo la vittoria del Montespaccato, devono ottenere la vittoria a tutti i costi per rimanere primi in classifica. Il primo tempo si apre con le due compagini che utilizzano un 4-3-3, con i Civitavecchiesi che presentano un centrocampo inedito. Al sesto minuto di gioco, Capitan Gallinari sblocca subito la gara con un tiro da fuori, il pallone si insacca all'angolino e Romano non arriva. All'undicesimo la risposta degli ospiti. La Ruffa, dopo essersi accentrato, prova la conclusione, il tiro è debole e finisce fuori. Tre minuti più tardi è il turno di Simu, Nunziata si fa trovare preparato. I ritmi non sono altissimi, la CPC fatica in fase offensiva. Al 33esimo Esposito serve la Ruffa. La difesa Civitavecchiese si fa sorprendere e l'esterno dell'Atletico Ladispoli pareggia i conti. Da verificare la posizione di la Ruffa al momento del gol. La CPC non ci sta e al 40esimo Gallinari, servito da Poggi, batte ancora una volta con un tiro da fuori Romani. La squadra di mister Castagnari torna in vantaggio e prova ad incidere nel finale della prima frazione di gioco. La Rosa effettua una conclusione che finisce fuori, poi sugli sviluppi di uno schema da calcio d'angolo l'attaccante della CPC sfiora nuovamente il gol. Il secondo tempo si apre con una CPC che al sesto prova subito a mettere in cassaforte il risultato. Galli compie un bel cross per Elisei, quest'ultimo conclude però centrale e Romano salva la squadra. Al nono minuto i padroni di casa cercano di sfruttare un calcio di punizione battuto velocemente. Elisei però, dopo una bella accelerazione, non riesce ad incidere. La gara è poco emozionante, non ci sono delle occasioni concrete. Il turno infrasettimanale si fa sentire e le due compagini faticano a costruire giochi e a trovare spazi. La squadra di mister Silvestri passa alla difesa a 3, prova a colpire con i suoi uomini chiave, ossia Esposito, Mannozzi e la Ruffa, non riuscendo però ad incidere. Verso la fine della gara viene espulso Galli. I padroni di casa rimangono con l'uomo in meno e Castagnari inserisce prima Loasò e poi Panunzi. I cambi sono azzeccati, i due giocatori portano freschezza e nuove energie. L'ultimo brivido del match è la conclusione di Bevilacqua, ma Romano para ancora una volta. Finisce 2-1, la CPC rimane prima in classifica pur non giocando una delle sue migliori gare. Sapevamo che l'Atletico Ladispoli era una squadra insidiosa con un buon potenziale offensivo. Abbiamo bloccato bene le loro avanzate, ora pensiamo solo a noi. Queste le dichiarazioni rilasciate da mister Castagnari nel post partita. Allora Fabrizio, CPC che si porta a casa tre punti pesantissimi, no? Sì, veramente pesanti, come hanno detto nel servizio, forse un pochettino la stanchezza ieri si è fatta sentire, anche perché non è stata una partita giocata a ritmi altissimi, però due prodezze di Gallinari comunque hanno regalato tre punti che in chiave campionato diventano fondamentali, anche in virtù del fatto delle partite che aspetteranno le due compagini. Adesso la compagnia portuale ha nell'ordine Corneto d'Arquigna, Olimpia e Bolsena, mentre il Monte Spaccato domenica andrà a far visita proprio all'Atletico Ladispoli e già lì potrebbe essere una partita molto complicata. Ecco, proprio il discorso relativo a Gallinari. Gallinari è un capitano, un giocatore storico della CPC, spesso in panchina quest'anno, però poi quando chiamato in causa è quello lì che tira fuori una prestazione da 8 in pagella, 2 gol, tra l'altro molto belli. Questa è la dimostrazione che i campionati si vincono con il gruppo. Gallinari è stato, ha aspettato il momento giusto per mettersi in mostra, quando è stato chiamato in causa ha risposto presente in tutte le partite e domenica è stato decisivo per la vittoria della compagnia portuale. Allora, facciamo vedere sulla nostra Apple TV una foto, eccola qui, che è una foto che ritrae la CPC quando ha raggiunto il suo massimo distacco in classifica. Stiamo parlando dei 7 punti appunto che la distanziavano dal Montespaccato.
Poi che cosa è successo? Lo chiediamo a Patrizio Presutti. Ma poi non è successo nulla, è successo che i campionati sono fatti di 34 partite, almeno per quanto riguarda il nostro. La foto era per festeggiare una vittoria importante, e non è che significava nulla, l'ho sempre detto anche alle vostre telecamere. Non ci siamo sentiti campioni a quel momento, non ci sentiamo sconfitti o campioni ora. Il campionato finisce il 7 maggio, ne siamo coscienti di ciò e andiamo avanti per la nostra strada. Capisco il tuo ruolo naturalmente di dirigente, però diciamo alcune sconfitte, quella di Ostia, no? Con diversi gol, poi abbiamo visto anche c'era stato l'episodio dell'espulsione, però come te le spieghi? Cioè, la differenza di valore in campo c'era, forse un po' di disattenzione, forse il gruppo ha creduto di aver già il campione in tasca? No, di questo ne sono più che certo, anche perché tutti i giorni siamo al campo, parliamo con i ragazzi, nessuno si è mai sentito vincitore di questo campionato in passato. Sono state soltanto due partite per quanto riguarda questa stagione dove le abbiamo completamente sbagliate, quella di Ostia con la Pescatori e quella di Monte Spaccato, dove siamo stati letteralmente asfaltati da appunto Pescatori e Monte Spaccato, punto, tutto qui. Allora andiamo a vedere intanto il Santa Severa che si va a prendere 3 punti in casa, abbiamo il servizio di Tele Santa Marinella. Domenica mattina presso il campo di calcio di Santa Severa, il Maurizio Stolfi si è disputata la partita di promozione del girone A tra Santa Severa Soccer e il Viva Calcio, vinta da padroni di casa per 1-0. Una partita tranquilla domenica mattina, in virtù del fatto che sia il Santa Severa che il Viva Calcio hanno già la sentenza scritta e quindi in campo si è visto decisamente poco. Il primo tempo si apre con l'unica marcatura di giornata con un tiro a parabola da 30 metri di Martini, che probabilmente voleva effettuare un cross per Catracchia posizionato vicino alla porta, ma complice un pizzico di fortuna la palla è andata ad infilarsi proprio sotto l'incrocio dei pali. Il Viva ha rischiato molto domenica mantenendo una difesa alta e subendo molte incursioni sanseverine, una in particolare con il bomber Catracchia che si è sfortunatamente mangiato un gol a tu per tu con il portiere. Quindi si chiude il match a favore dei padroni di casa, Santa Severa Soccer 1, Viva Calcio 0. E quindi questo per quanto riguarda Santa Severa, poi abbiamo le immagini del Ronciglione che torna alla vittoria anche se è distaccatissimo dai primi due posti, ecco qui le immagini del Ronciglione e della sua vittoria contro il Santa Marinella per 3-0, Santa Marinella condannato sempre più in fondo alla classifica con i suoi 22 punti, rischia anche di non giocare i play-out, no Fabrizio? La situazione a Santanella è veramente critica in questo momento, probabilmente difficilmente riuscirà a raggiungere la quart'ultima posizione che potrebbe valer dire play-out, anche in virtù del fatto che la Corneto nelle ultime 3 partite potrebbe avere 3 turni abbastanza agevoli, uno scontro diretto con l'Olimpia in casa, poi va a Bolsena nell'ultima giornata del Santa Severa in casa. Anche perché quindi Corneto ha 31 punti, Palocco 37, Olimpia 25 e Santanella 22. Sì, la corsa la deve fare sulla Corneto e la deve fare sull'Olimpia, cioè deve raggiungere la quart'ultima posizione per andare a fare il play-out con la Corneto in quint'ultima posizione, non superando il divario degli 8 punti in classifica. Ormai le altre squadre sono praticamente salve. E compreso il Palocco, infatti lo stiamo vedendo sulla nostra Apple TV che appunto vede la bassa classifica appunto con il Bolzena a 3 punti. Formazione che, eccolo qui, Bolzena 3 punti, poi il Football Club 21, Santa Venella 22, Olimpia 25, Corneto 31 e Palocco 37, sì, Palocco praticamente salvo, quindi Santa Venella dovrebbe prendere punti, scavalcare l'Olimpia e sperare che il Corneto rimane comunque a distanza. CPC 67 punti, una macchina da gol, così come il Monte Spaccato, vedete staccato il Ronciglione, e poi a inseguire l'Aranova di Carlo Musa che si aspettava diciamo di essere così con nelle zone alte della classifica a questo punto del campionato. No, sincero no, eravamo partiti per fare una stagione tranquilla, una salvezza tranquilla, il primo anno in promozione per noi, per la nostra storia. Invece i ragazzi con lo staff tecnico, con i nostri due mister, hanno fatto un grande lavoro, continuano ogni settimana a spingere e quindi siamo lì e siamo molto felici.
Allora, noi dovremmo avere, l'avevo preparato per l'ultima parte, ma lo facciamo vedere adesso se la nostra regia ci assiste, il servizio tra CPC e la Nova, così ne parliamo anche insieme, che è stato il turno infrasettimanale, poi parliamo anche di questo fatto che i dilettanti fanno il turno infrasettimanale, che non è molto facile, specie per chi lavora. Vediamo se riusciamo a vedere il servizio della partita. Senza difensori a seguirlo, allora Gallinari poi riceve il pallone e allarga ancora verso Elisei, la precisione di Luca Gallinari ancora una volta, Elisei ha il pallone buono per scaricare all'indietro verso Loiseau, 1-0, è tornato Stefano Loiseau, è tornata la compagnia portuale, 14 minuti, 1-0, azione perfetta, ma Luca Gallinari ha fatto un lancio veramente da fuori classe. Pallone restituito intanto dalla compagnia portuale all'Aranova, che continua a manovrare con Malinconico sulla fascia, ancora Malinconico scambia con Bonanni, il cross in mezzo di Bonanni e qui il velo che serve ancora Malinconico ed è un grandissimo gol dell'Aranova, 1-1, e probabilmente Alessio questo era uno schema già visto, veramente un gran gol qui da parte di Malinconico, che segna come all'andata ma segna un gol favoloso dopo il velo di Lucarelli. È comunque un punto contro la prima in classifica, sarebbe un risultato importante, quindi io credo che insomma si capisce anche un po' dall'atteggiamento che stanno tenendo in campo i rosso-blu di bianco vestiti, ossia un po' qualche perdita di tempo, insomma stanno un po' più tirando i remi in barca rispetto a quanto non successo nel primo tempo. Intanto la rosa messo a terra, c'è il fischio dell'arbitro, calcio di rigore, esulta Luca Di Gennaro in area, calcio di rigore per la compagnia portuale, è pronto Loiseau, quindi momento che può cambiare le sorti di un campionato intero in questo turno infrasettimanale, undicesima giornata di ritorno nel campionato di promozione, la rincorsa di Loiseau, Loiseau il destro, 2-1 la doppietta e compagnia portuale in vantaggio con il gol di Stefano Loiseau. Caforio tutti dentro perché la compagnia portuale probabilmente vorrà chiudere questa gara allo stesso modo, però l'Aranova vuole riaprirla, il cross di Caforio è teso a cercare Fabrizio Boriallo, poi Di Gennaro prova a calciare, serve la rosa, attenzione perché la rosa ha lo spazio di piazzare un gol bellissimo, 3-1, che gol Giacomo La Rosa Alessio! Ecco Carlo, invece un commento a questa gara, avete spaventato la CPC e poi alla fine invece è riuscita a passare, come l'hai vista? Io penso sia stata una bellissima partita, primo tempo ritmi altissimi, squadre che se la sono giocata a viso aperto, loro sono andati subito in vantaggio, noi abbiamo pareggiato per 45 minuti bene noi. Poi nel secondo tempo abbiamo un po' sofferto la loro fisicità, il loro ritmo e negli ultimi 20 minuti l'ingresso di La Rosa ha cambiato la gara. Purtroppo siamo stati un po' ingenui nel rigore, però diciamo i valori poi in campo, la qualità è uscita fuori e il risultato è stato giusto. Tra l'altro Marta, abbiamo visto risultare addirittura i gol. Sì, felicissima. Comunque gol di bella fattura, sia quelli che abbiamo visto di ieri che quelli infrasettimanali per quanto riguarda la CPC, non fa mai gol scontati. No, assolutamente no, è piaciuto molto quello di Giacomo. È vero, la Rosa è un attaccante che solitamente viene visto, Patrizio, come l'attaccante che si sacrifica di più, invece poi riesce a tirar fuori questi colpi da biliardo. No, Giacomo è così, fa quelli difficili, se hai visto quello che si è sbagliato ieri. Esattamente, ancora sicuramente tu te lo ricordi meglio di noi. Sicuramente sì. Fabrizio, a questo punto pensi che sì, un po' si rifarà quello che è successo lo scorso anno, ossia le formazioni di centroclassifica non hanno più nulla da chiedere al campionato, sia per quanto riguarda le avversarie del Montespaccato che della CPC, quindi tutte e due obbligate a vincere tutte le gare. Sono obbligato a vincere tutte le gare, ma non credo che succederà questo, anche perché la compagnia portuale affronta Cornetto e Olimpia che si devono salvare, quindi sono squadre che hanno obiettivi. Poi affronta l'ultima giornata il Ronciglione, che è una squadra che si sta giocando la terza posizione con l'Aranova, quindi troverà formazioni che sono agguerrite e che vanno a caccia di punti. Dovrà essere brava lei a fare bottino pieno e se fa 15 punti nessuno può più riprendere. Ecco, abbiamo detto la CPC è naturalmente capolista quando va sui campi di tutte le squadre, la squadra da battere, però con l'Aranova c'è una sorta di così un gentleman agreement, comunque un rapporto buono, no Patrizio?
Sicuramente sì, lo dico stasera perché è qui presente il loro direttore, abbiamo fatto già i complimenti sul nostro sito perché sono stati veramente ospitali, è stata una gara bellissima come diceva Carlo, a ritmi alti e dove ci siamo ricordati che il calcio fondamentalmente è un gioco. Allora andiamo un attimo da Alessandro Ferri, perché Alessandro praticamente ha seguito tutta la stagione della CPC e se la Serie A non dà molte soddisfazioni con il tuo Milan, invece la CPC ti regala queste emozioni, Alessandro. Beh, diciamo che 4-5 giocatori gli ruberei la compagnia portuale per portarli al Milan. Sì, tranquillamente, Milan, ma tranquillamente, soprattutto a centrocampo. Ecco, tu hai visto la compagnia portuale, l'andamento è stato più o meno sempre lo stesso, c'è stato un calo magari a livello fisico, è normale per quanto riguarda una stagione intera? Guarda, c'è stato quel mese che è corrisposto presso poco a questo periodo dell'anno, però nel girone d'andata, quindi quando la compagnia portuale ha affrontato Viva, Atletico Ladispoli, Aranova, in cui Pescatori Ostia, in cui ha inanellato una serie di risultati incredibili. E lì veramente sembrava che il campionato dovesse finire con la compagnia portuale a 15 punti dalla seconda. Poi c'è stato un momento, una fase abbastanza difficile in cui la compagnia portuale continuava a vincere ma non giocava così tanto bene. E poi ci sono state due o tre trasferte che non sono andate bene. Quello probabilmente è stato il momento più difficile. Ma comunque quello che ho visto poi, vedendo soprattutto i post partita, perché è da lì secondo me che si vede la cifra della squadra, è che i ragazzi erano tutti focalizzati sullo stesso obiettivo. E questo è importante perché poi si rialza la testa. Dopo il pareggio con la Guardia di Finanza c'erano dei musi lunghi che neanche dopo la sconfitta per 5-0 col Pescatori Ostia c'erano. Però poi dopo il mercoledì sono andati a giocare ad Aranova e hanno tirato fuori una partita bellissima, ma da entrambe le parti. Probabilmente la partita con l'Aranova è stata la partita migliore da vedere, sicuramente, al di là del risultato. È stata una partita vivissima e questo è il bello. Ecco, invece per quanto riguarda i singoli giocatori, chi ti ha impressionato? Ultimamente Luca Gallinari, ma è scontato dirlo, perché Luca Gallinari è un giocatore che ha giocato pochissimo quest'anno. Se si fa il confronto con un giocatore che gli è simile probabilmente come gioco, come Marco Bevilacqua, ma lo stesso Marco Bevilacqua è un giocatore che fa completamente la differenza. Manuel Parla ha fatto, è quello che quando la squadra è sotto di testa più che di risultato tiene alto il morale. Ruggero che l'altro anno era un po' a intermittenza, invece quest'anno ha tirato fuori prestazioni sempre di livello. Ci sono dei giocatori che sicuramente hanno fatto la differenza. Allora andiamo a vedere un po' il tabellino e anche la classifica, eccolo qui lo scorer che c'è stato per quanto riguarda i team per questa settimana, con l'Olimpia che è andata a battere la Guardia di Finanza, San Lorenzo Nuovo che ha pareggiato col Palocco. Tra l'altro dopo è arrivato anche un messaggio del nostro amico Mauro Scarino che andremo a leggere. Questa è la classifica con la CPC, Montespaccato, Ronciglione e Aranova solo un punto dietro il Ronciglione. Questo per quanto riguarda la classifica. Noi adesso andiamo in pubblicità, poi torniamo ancora al 91esimo minuto, i commenti, le interviste e tanto altro ancora. Restate con noi. Ed eccoci qui con il 91esimo minuto. Allora, abbiamo annunciato prima le interviste, tra cui naturalmente quella a fine gara a mister Castagnari. Andiamola a sentire. Allora, siamo qui con mister Castagnari. Mister, le chiedo, oggi era importante prendere 3 punti, è soddisfatto della prova offerta anche in virtù del fatto che magari qualche giocatore era fuori ruolo e mancavano alcuni giocatori? Sì, sicuramente è un po' che ci manca Gigi Ruggero, oggi anche Stefano c'era un problema caviglia, abbiamo tenuto a riposo, però ecco, abbiamo sofferto contro un'ottima squadra che spero faccia un'altra buona partita anche la prossima partita che verrà col Montespaccato. Oggi ho visto un Atletico in salute che sicuramente il primo tempo noi abbiamo fatto un qualcosina di più e potevamo chiudere la gara, soprattutto con l'occasione di Giacomo La Rosa. Però come al solito stiamo sempre parlando di un anno in cui per noi è sempre difficile chiudere le partite. Se una squadra deve vincere il campionato e passa in vantaggio non può permettere di far pareggiare l'avversario. È successo mercoledì a Aranova, è successo anche oggi, però siamo stati bravi a ripartire
e niente, riportare a casa tre punti fondamentali, anche perché oggi, come avevo detto in settimana, avevamo diciamo una cosa a nostro vantaggio o svantaggio, il risultato della mattinata. Speravamo in qualcosa di più dal risultato di Cerveteri Montespaccato, cosa che non è venuta, ed è normale che poi oggi un po' di pressione si è sentita, però alla fine per vincere i campionati bisogna soffrire. Oggi abbiamo sofferto fino alla fine, nonostante anche l'inferiorità numerica un po' ingenua da parte di Galli, però andiamo avanti. Ecco, abbiamo visto, avete sofferto, però avete sofferto bene, perché comunque parlavate della Dicola di Dispoli come buona squadra, e anche dal punto di vista difensivo penso ha avuto delle buone risposte. Sì, è normale che la coppia di Boriello e Parla sono 3-4 settimane che stanno facendo bene, e abbiamo adesso anche il portiere esperto come Luca Tunziana che ci sta dando un attimino più sicurezza. È normale che quando finisce il campionato tanti giocatori che hanno tirato la carretta per tutto l'anno gli stiamo dando respiro, le famose seconde linee, cosa che alla compagnia non ci sono mai state, stanno facendo il loro lavoro e andiamo partita per partita, e loro sono lì, non ribattono colpo su colpo, e noi fino alla fine abbiamo capito che non dobbiamo guardare più quello che fa l'avversario, ma pensare soltanto a vincere le nostre. Ecco, partita per partita, la prossima contro la Corneto, una squadra che contro le grandi fa sempre bene. Cosa temete di più? Ma diciamo che il Corneto è sempre stata la bestia nera per la compagnia. Abbiamo perso all'andata una partita che non dovevamo perdere, anche se l'abbiamo persa 9 contro 11. Io dico sempre che c'è sempre una squadra che ti toglie 6 punti in un campionato. In questo finale campionato può farlo soltanto Ronciglione e Corneto, e se questi 6 punti non te li tolgono, quella squadra vince il campionato. Quindi cominciamo da domenica a prendere questi 3 punti senza sottovalutare l'avversario. Non si guarda mai la classifica all'avversario di turno, ma si guarda soltanto il risultato da raggiungere. Normale, noi abbiamo ancora un turno a favore giocando in casa, Montespaccato andrà Atletico, quindi pensiamo a noi e vediamo poi quello che succede. Questo è il commento di mister Castagnari, poi è arrivato anche il commento del dirigente del San Lorenzo Nuovo, stiamo parlando di Mauro Scarino, che dice: buona la prestazione dei nostri uomini, degli uomini di Centaro, che escono con un punto dal campo ostico come il Palocco, spingendo alla ricerca del gol per tutto il secondo tempo. Grande il mister che ha svolto un grandissimo campionato. Andiamo da Patrizio Presutti, hai sentito le parole del tuo mister Castagnari, che probabilmente è stato quello che maggiormente, si è visto anche nelle interviste, ha cambiato l'atteggiamento. Ha detto anche nel corso, dopo la gara con Laranova, ha detto: Montespaccato è lì, non mollerà fino alla fine, noi dobbiamo prenderci il nostro campionato partita dopo partita. Sì, è un po' quello che ci diciamo tutti i giorni, insomma, i primi siamo noi, siamo artefici del nostro destino, quindi non pensiamo minimamente al Montespaccato, non pensiamo alle altre squadre, pensiamo a noi stessi. Ecco, volevo chiedere a Carlo Musa, che era al campo Fattori a vedere la CPC, come l'ha vista? Sì, ieri ero lì al Fattori e visto un primo tempo, diciamo che la CPC poteva chiudere la partita, come ha detto Castagnari, ha avuto qualche buona occasione. Nel secondo tempo poi un po' calata, quel turno infrasettimanale dopo la sosta, 3 gare hanno tagliato le gambe secondo me a tutte le squadre, questo è stato un problema per tutti. Tante volte l'Elisei è arrivato sul fondo, dentro non c'era nessuno, e poi l'Atletico ci ha un po' provato, però nel finale si sono difesi bene, hanno legittimato la vittoria poi col passare dei minuti. Ecco, Fabrizio, Aranova che può puntare al terzo posto? Sicuramente sì, ieri ha vinto una bella partita a Tarquinia, una partita calda sotto tutti i punti di vista, sia dal punto di vista climatico ma anche dell'ambiente che ha trovato. Ha saputo soffrire, la Corneto non ha assolutamente demeritato, ha sbagliato anche un rigore che poteva consentire di pareggiare, però questo è anche nel merito della Lanova, che si è chiusa compatta, ha iniziato meglio entrambi i tempi, poi dopo ha saputo soffrire, a portare i 3 punti da Tarquinia non è mai facile, è un risultato pesante in ottica terzo posto, sta lì, avrà lo scontro diretto alla penultima giornata con il Ronciglione, probabilmente lì si giocherà un po' il tutto. Andiamo un attimo da Alessandro Ferri. Alessandro, questo campionato si avvia alla fine, ci sono tantissime squadre che non hanno più nulla da chiedere e poi c'è questo derby interessante tra Compagnia Portuale e Santa Severa. Ma il Santa Severa a livello di punti non ha granché da chiedere, però
C'è anche il derby dei goleador, perché c'è Catracchia, c'è Elisei che è fermo un po' da qualche giornata, ma come ha detto lo stesso mister Castagnari sta tornando su livelli ampissimi, quindi ci sono tanti temi da trattare. Non è da disdegnare la partita che ci sarà tra Civitavecchia, tra Compagnia Portuale, scusate, adesso Patrizio Presutti si arrabbierà perché lo chiama di Civitavecchia, e Santa Severa, perché potrebbe offrire qualche bel tema e sicuramente tanti gol. Patrizio, qual è la partita che temi di più? La prossima. Ok, tolta la prossima? Quella dopo. Quella dopo ancora. Ok, no, invece per quanto riguarda i team, diciamo che adesso affronterai nelle prossime due giornate, che partite saranno? Ma saranno sicuramente partite difficili, perché sia il Corneto che l'Olimpia, come diceva prima mister Ercolani, stanno giocando una fetta importante di questo campionato, ognuno per i propri obiettivi, quindi non ci regaleranno nulla, anche se non vogliamo. Patrizio, ho visto lo stadio Fattori ultimamente quando gioca la CPC, probabilmente per le tante vittorie che sono arrivate quest'anno, però diverso dallo scorso anno, un accenno di tifo organizzato, una tribuna coperta sempre più piena. Sì, questo ci fa estremamente piacere, era successo anche il primo anno che siamo approdati in promozione, quando abbiamo raggiunto i playoff dietro al Cervetri, era sempre pieno. Civitavecchia e Civitavecchiesi vivono di risultati e se tu li fai divertire vengono al campo. Parliamo adesso un po' di Serie A con Marta, la Lazio ha costretto al nuovo cambio allenatore al Palermo. Sì, vabbè, con Zamparini insomma non torna all'otto, diciamo, pare sia il nono cambio. Sono capaci tutti, diciamo. Sì. Ecco, invece la Lazio l'ha vista differente, Simone Inzaghi. La Lazio l'ho vista differente, ieri è stata la prova che mister Pioli non era più assolutamente seguito nello spogliatoio, quindi ieri si è rivista una Lazio con un accenno di grinta e cattiveria. Non è Simone Inzaghi che ha fatto il miracolo, è proprio il fatto che serviva uno stimolo e un cambiamento. Attenzione, perché ci arriva un altro commento per quanto riguarda la promozione, che fa riferimento al San Lorenzo Nuovo e dice che appunto per la classifica cannonieri bacchettano un po' Alessandro Ferri, dice c'è anche Cristian Pecci. Allora facciamo una domanda a mister Colani, puoi prendere un solo attaccante, cioè, puoi scegliere tra Elisei, Catracchia e Pecci, chi prendi? Beh, dipende, come tre attaccanti completamente diversi, uno diverso dall'altro. Catracchi è una prima punta pesante che fa salire la squadra. Andrea è una punta che sa inserirsi e ha bisogno di spazi. Pecci è una seconda punta, bravo tecnicamente e bravissimo sui calci piazzati. Quindi a seconda del modo con cui giochi puoi scegliere uno dei tre. Però diciamo che forse rispetto ad Elisei sia Catracchia che Pecci hanno da loro il fatto di non avere degli obiettivi di squadra da realizzare nelle prossime gare, quindi maggiormente la squadra potrebbe giocare per l'obiettivo finale. Ma poi tirano entrambi i rigori, quindi Andrea non credo che sia rigorista della Compagnia Portuale, anche per questo hanno più gol di lui. Poi è arrivato un altro commento per Patrizio De Presutti, dice perché non viene mai al 91esimo minuto Ruggero? No, viene. Viene? Viene. Il prossimo lunedì è qui, tutto vostro. Allora, vedremo. Ma c'era un motivo per cui non lo volevate far venire? No, è un gioco che fanno dentro lo spogliatoio, perché praticamente manca solo lui e altri due ragazzi, poi sono venuti tutti quanti. Lui è un po' timido, però lunedì sarà qua. Un po' timido, magari davanti alle telecamere, non sul campo del gioco, no Alessandro? Beh, sicuramente. Intanto Luca, una cosa, non ho detto di Pecci perché semplicemente mi hai chiesto di Santa Severa e Compagnia Portuale, ma Pecci insieme a Catracchia penso che sia un giocatore che ha segnato, l'aveva detto l'altra volta Fabrizio Ercolani, una cosa in due hanno segnato una cosa come quasi 350 gol nel calcio dilettantistico, insomma sono due giocatori favolosi. Parlando di Ruggero, Ruggero è un giocatore sì timido che poi anche quando lo si incontra fuori dal campo è sempre un po' schivo, però poi in campo è un giocatore di un estro incredibile, io ricordo, e questo con tutti i pro e tutti i contro, è passato da un gol favoloso col Football Club alla rete da centrocampo praticamente con la Guardia di Finanza alla partita col Fiumicino in cui avrebbe potuto sull'1-0 tranquillamente fare altri due gol, invece ha tentato un pallonetto a scavalcare e poi la partita è finita male per la Compagnia Portuale, ma in linea di massima è 95% cose positive e 5% cose un po' meno belle. Esatto, allora torniamo invece a parlare di Serie A, Juve che vince contro il Milan con una, diciamo, facilità, più che altro il Milan ce l'ha messa tutta per cercare di fare il risultato contro la Juve è piena di assenze, però è riuscita al Meazza a prendersi 3 punti abbastanza agevolmente.
Tanta facilità non direi, perché comunque il Milan le sue occasioni ce l'ha avuta e Sam Buffon ha dimostrato ancora una volta di essere il portiere più forte d'Italia e secondo me anche del mondo. E il direttore Musa era proprio allo stadio, penso a vedere la partita, ha sofferto più di me, perché comunque sia la Juventus ha faticato veramente molto. Il Milan ha alzato molto il ritmo, ha avuto le sue occasioni, ha dimostrato di essere una squadra che comunque ha un blasone ha fatto una buonissima partita. La Juventus dal canto suo ha preso questi altri 3 punti che oramai praticamente vogliono dire scudetto, ci manca solamente la matematica, ma il Napoli difficilmente riuscirà a recuperarli. Ecco, invece Patrizio, appunto stavamo parlando di Juventus, nonostante le assenze, nonostante tutto, si aggrappa a quelli anche che sono i suoi giocatori simboli, come Buffon, intramontabile, è stato il migliore in campo al Meazza, no Patrizio? Sì, sicuramente sì, diciamo che il 90% dei 3 punti che ha fatto la Sala a Milano sono merito di Buffon, che si sa, insomma, come diceva il mister, il portiere secondo me non più forte del mondo, ma forse più forte di tutti i tempi, almeno in Italia. Ma la Juventus è più squadra, è più forte, quindi nonostante il Milan ce l'abbia messo tutto, finisce così, sempre col solito episodio carino, comunque, quello sempre. Intanto andiamo a vedere, le commentiamo insieme ad Alessandro Ferri, perché il Crecas, appunto, collabora con noi, ha appena pubblicato le immagini relative alla partita che si è svolta tra appunto Crecas, Città di Palombara e Tolfa, che è finita 3-0. No, Alessandro, abbiamo commentato spesso il Tolfa, quello che è riuscito a fare nel corso di questi anni. Questa era un po' la partita verità. Sì, era la partita verità. Intanto Luca, permettimi solamente di evidenziare quanto siano belle le immagini dei bambini che entrano in campo con i giocatori, in qualsiasi categoria è sempre un bel messaggio da dare. Comunque, tornando al nostro... È molto romantico il nostro Alessandro Ferri, l'ha detto. Sì, guarda Luca, ieri sono andato a giocare a rugby in C2 e c'erano i bambini a bordo campo con noi, non c'era mai capitato. La C2 di rugby è un po' come la terza categoria del calcio, cioè è una cosa stranissima, comunque molto bella. Ma tornando a parlare della partita del Crecas, tra Crecas e Tolfa, sì, era la partita verità, ma fino a un certo... Intanto palo della Roma, Luca, ho visto un ultimo flash. Continui a dare belle notizie. Sì, belle notizie. E dicevo, è una partita verità fino a un certo punto, perché comunque il Tolfa era una squadra che era stata fatta per salvarsi e si è trovata in zona playoff. Adesso si è trovata contro il Crecas, che è una squadra che invece era attrezzata per vincere il campionato. E poi quando perdi 3-0, ok, ci sta, però l'amaro in bocca, perché magari guardi ancora i playoff e pensi, diamine, potevo esserci io. E ancora non è detta l'ultima parola, per carità, la classifica è molto corta, però probabilmente questa è un'occasione sprecata, ma il Tolfa probabilmente se lo merita un 7,5-8 in pagella quest'anno. È vero. Legato al Tolfa, intanto qui vediamo il rigore che ha chiuso la partita, prima ce ne ha parlato Fabrizio Ercolani, anche con la relativa espulsione. Intanto, mentre vediamo le immagini del Tolfa che sono state appunto pubblicate dal Crecas, Marta Lumiere che appunto c'entra l'obiettivo stagionale, che è quello della salvezza. Della salvezza, sì, in prima categoria. A Lumiere, come squadra, è una squadra diciamo composta da tutti i giocatori da Lumiere oppure no? In parte. In parte, sì. In però parte. Penso che il calcio da Lumiere, insomma, sia un po', non dico finito, però... Ha una buonissima squadra giovanile, comunque un settore giovanile, anche una collaborazione tra Tolfa e Lumiere. Intanto eccole qui le immagini finali della partita tra Crecas e Tolfa. Torniamo in studio, appunto abbiamo detto un bellissimo settore giovanile e un bellissimo impianto quello da Lumiere, Fabrizio. Sì, la Cavaccia è un bellissimo impianto in sintetico, anche perché una bellissima vista atletica intorno. È un piacere giocare in quel posto, anche perché comunque il clima anche d'estate è un clima molto piacevole, non si soffre il caldo, è veramente un ottimo stadio. Allora, andiamo a chiedere a Carlo Musa invece come sarà la prossima partita dell'Aranova, come vede questo finale di stagione. Affrontiamo l'Olimpia che sta in lotta per la salvezza, ieri ha accorciato a 6 punti il divario con la Corneto, quindi verranno desiderosi di far bene, proprio perché la Corneto poi andrà in casa della compagnia portuale, quindi sarà una gara difficile per noi. L'anno scorso eravamo nello stesso girone in prima categoria, ci siamo incontrati, quindi c'è un po' di rivalità e sarà dura. E quindi staremo a vedere come andrà a finire. Andiamo con i saluti. Allora, un saluto e un ringraziamento a Patrizio Presutti che è venuto a trovarci. Grazie Patrizio. Grazie a voi.
E poi naturalmente a Carlo Musa, che da Ranova è venuto a trovarci e ci ha parlato di questa splendida realtà ormai che è la Ranova. Grazie, grazie a voi per l'ospitalità. Fabrizio, al di là del fatto che la Roma sta perdendo con il Bologna, ma ormai il Napoli è ancora in corsa secondo te per la vittoria del campionato? Diciamo di sì, ma poi ci deve essere anche lo scontro diretto tra Napoli e Roma, quindi probabilmente è veramente difficile andare a recuperare il gap che c'è fra Napoli e Juventus. Il campionato secondo me ormai è chiuso. Con la vittoria, la quinta vittoria consecutiva della Juve, un po'... quando una squadra vince 5 scudetti consecutivi si perde un po' di mordente il campionato. Marta? Beh, secondo me sì, però nettamente la Juventus è la squadra più forte d'Italia, quindi non... E a cosa è dovuta questa supremazia? Probabilmente anche insomma ai soldi che girano nella società Juve, ma anche alla mentalità secondo me di grande squadra che solo la Juve adesso ha. Andiamo a salutare e ringraziare Alessandro Ferri. Grazie a voi. Ultimo aggiornamento? Ultimo aggiornamento, miracolo di Szczęsny in questo istante su Floccari. Grazie Alessandro, meno male che non ti do più la linea per questa sera. Ringrazio naturalmente mister Ercolani e Marta Di Pierantonio che sono stati con noi, la nostra parte tecnica che tra poco vedremo, che ha montato, ha realizzato tutti i servizi, le interviste, eccole qui. Ringraziamo Aldo Schifano, Riccardo De Paolo e Damiano Impicci che non si vede, così come anche Monica Cerco, Alessandra e Alessia Franceschini, appunto, che non si vede, così come Stefano Foschi, ma che sono sempre presenti. Grazie a tutti, l'appuntamento con 91esimo minuto naturalmente è per lunedì sempre alle 20:15.